Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir e benvenuti a un nostro incontro con la parola di Dio. Come tutti i giorni c'è la mana che scende dal cielo, la parola che può trasformare la tua vita se l'ascolti e fai tesoro. E per me è un privilegio poter dedicare sempre, tutti i giorni, un tempo della mia vita per poter edificare la tua vita per mezzo della parola di Dio. E ringrazio il Signore per quello che sta facendo. Stiamo mettendo in piedi un programma di lavoro, ragazzi, che se tu hai la chiamata di Dio, adesso faremo un anno di rodaggio, ma ufficialmente cominceremo una scuola, un seminario biblico con tante materie che, guarda, è strepitoso. Ringrazio Dio per aver parlato al cuore e per quello che ha preparato per noi in questo benedetto 2021. Ma Marti, come sai che sarà benedetto? E se arriva il coronavirus versione 20?
Allora, in primo luogo, date una regolata, ok? Perché se già cominciamo con questo tono di voce, siamo messi male. Per quello. So che sei lì, so che sei lì, amante! Vabbè, prima o poi ti passerà. Comunque, stavo dicendo, sarà un anno benedetto perché Dio benedice le opere delle tue mani, non l'anno. Dio non benedice l'anno. Chiunque ti dica... Sì, perché adesso se tu fai questo e fai l'altro, Dio benedirà il 2021. No, Dio non benedice gli anni. Ci sono buone annate per il mondo, per un vino per esempio, questa è una buona annata, ma ci sia buona annata, ci sia una cattiva annata, a un figlio di Dio, in teoria, se sei guidato dallo Spirito Santo, non cambia niente, perché la benedizione di Abramo è quella che ti fa prosperare, soprattutto nel momento di carestia. Per quello non pensare che perché tu fai qualcosa o fai un rito o fai quello che tu fai o che ti dicono che adesso ci sono queste cose che tu devi fare. Senti, non essere mistico, sii razionale e metti in pratica la parola di Dio. Io ti posso garantire che se tu ti dai da fare nella conoscenza della Sacra Scrittura, il 2021 sarà un anno benedetto. Ora mi stavo chiedendo, se Dio vorrebbe dirti qualcosa oggi, che cosa ti direbbe? Punto di domanda. Che cosa vorrebbe che tu sapessi oggi? E mi piace tutto quello Facebook online perché trovi un sacco di roba in giro, trovi un sacco di vabbè, lasciamo stare, ma credo che Dio ci ha dato un discernimento, un'intelligenza, ma soprattutto la parola di Dio per capire se quello che sto scantando è roba refritta, è predica emozionalista, è qualcosa che veramente mi cambia la vita, perché deve essere pratico. Ora, quello che Dio ha da dire non sempre piace, ricordate questo. Non sempre piace, non sempre piace. E ti dirò qualcosa oggi che ti dirò qualcosa oggi che ti aiuterà veramente a essere pronto per quello che sta arrivando sulla terra. È un messaggio che Dio grida. Senti, Dio ha già detto tutto, è tutto scritto nella Bibbia, non è che dobbiamo inventare qualcosa di nuovo. E già nella scrittura hai bisogno di rivelazione perché quello che è scritto divenga vita nella tua vita, possa parlarti al cuore. Perché vi condividerò un messaggio oggi riguardo l'importanza di vegliare. E perché dobbiamo vegliare? Che cosa è vegliare? E quanto l'importanza di vegliare? Eccolo qui, perfetto. E io direi, andiamo alla parola di Dio. Aspetta che c'è un eccolo lì. Voilà, ha detto sì. Perfetto, perfetto. E andiamo alla parola di Dio, andiamo alla parola di Dio. Oggi non ci sono degli annunci, domani c'è la scuola biblica, per quelli che vogliono cominciare, e ci sono delle buone notizie che condivideremo agli studenti. Per cui se vuoi partecipare, mi è arrivato un messaggio, mi è arrivato, tutti questi sono miei, non sono, sono tutti miei, ben curati, sì, mia moglie mi dice non mettermi tanta lacca perché sennò cadono. Ma a me mi piace il ciuffo, vedi il ciuffo così, no, di là, ecco, così mi piace. scusate, mi diverto da solo. E no, perché mi hanno mandato un messaggio di un sogno che ha avuto un fratello dove mi cadeva la parrucca. E ho detto, ma mamma mia, che sogno strano, mi cadeva la parrucca. Avevo i capelli, ma c'era la parrucca sopra. Io ho detto, ma... che cosa vuol... Ora, io non ho capito il significato di quello. Io leggo quel demone di parrucca. Mi è venuto un flash adesso. Non l'ha neanche risposta, fratello. Perché mi sembrava... Vabbè, comunque. Niente di male, se hai un parrucchino, niente di male. Non ti dico... Non ti sto prendendo in giro. Perché mi ha fatto ridere quando... Sai, so che appaio nei sogni di alcuni fratelli. Ultimamente, sai, come adesso con il coronavirus non possiamo viaggiare. Ma sì, si può viaggiare, ma comunque ho più impatto da casa che viaggiando. Ho organizzato la tour nei sogni dei fratelli. Sì, ho tutto un calendario per quello. Se vuoi che ti venga a trovare nei sogni, con la parrucchino, con il mio parrucchino, puoi chiamare. No, ho paura di rimanere calvo. No, non ho nessuna paura di rimanere calvo. Penso che mi starebbe il calvo, non lo proclamiamo. Ma penso che non mi starebbe male, perché ho una testa un po' rotonda. L'unico problema è che sono pieno di cicatrici in testa. E ora, una volta mi sono razzato a zero e sembravo un mappa al mondo. E poi la testa un po' tutta così, piena di botte, piena di,
di buchi. Per quello preghiamo, preghiamo, preghiamo che la gravità non faccia effetto. Bene, comunque, tornando a noi, stavamo dicendo, Sì, no, me li faccio tipo Trump, mi faccio tipo Trump, mi tiro tutto, mi faccio un come si chiama? Un rapporto. Vabbè, comunque, dai, smettiamo di delirare con questo e passiamo alla parola di Dio. Allora, sappi prenderti in giro, non sei troppo serio, impara a prenderti in giro, senti, non tutta la gente ti prende sul serio. Io, se non tutta la gente ti prende sul serio, non prenderti troppo sul serio anche tu. Perché, guarda, ho capito che l'ironia, la sana ironia, è segno di intelligenza. È segno di intelligenza. Mi hanno detto che è segno di intelligenza. Per quello, ridi, ridi, ridi. Lo dice la Bibbia, gioite, gioite sempre, gioite sempre. Bene, ok, allora, perfetto. Maurizio del Prete ci consiglia il suo barbiere. Vabbè, per chi lo conosce capisce la battuta. Boh, dai, allora, riporto, non il rapporto è un'altra storia. Allora, andiamo alla parola di Dio sul vegliare, perché è molto importante. Guarda, oggi stavo facendo, studiando la parola di Dio e mi è caduto l'occhio su questo versetto della Bibbia. Si vede bene? Si vede bene? Vediamo. Lì si vede meglio. Perfetto. Ok, benissimo. Lì ci sta tutto. E era Luca capitolo 21. Allora, il contesto è il ritorno del Signore. Il ritorno del Signore. E facciamo così si vede bene. Ecco, perfetto, siamo ben centrati, ecco, siamo persone molto centrate. Ora, dice, vegliate dunque, vegliate. Ora, abbiamo già parlato nel passato del vegliare, ma voglio sottolineare, perché spesso mi dico, Marti, perché insisti sempre che dobbiamo imparare a pregare un'ora al giorno? Ma date una regolata, non essere troppo radicali, ma pregare un'ora al giorno, ma è questione di altri tempi. Sei troppo radicale, Martin. Non tutti predicano di pregare un'ora al giorno. Facciamo il digiuno privandoci della televisione. Non siamo estremista. Figurati, digiuniamo senza mangiare. Ma che estremista che sei, Martin? Eccetera, 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 eccetera. E ora io ti dico, se tu vuoi una vita cristiana mediocre, mio Dio, ne troverai dei predicatori che ti guideranno su quella mediocrità spirituale. E che possono avere molti seguitori. Beh, tristemente, la mediocrità è la maggioranza. Se tu vedi, su quelli che portano 5 ci sono 4 terreni, ma 3 dei terreni sono infruttuosi e uno dei 4 terreni porta 30, 60 o 100. E allora vuol dire che la maggioranza è mediocre. Cosa vuol dire mediocre? O non capisci perché non presta attenzione, la Bibbia dice che presta attenzione alla parola, trova il bene. O quando c'è l'afflizione, la persecuzione si tira indietro, o gli inganni delle ricchezze, gli affanni del mondo soffocano la parola di Dio. Sono 4 persone che si trovano in chiesa, ma da 4 persone, 3 non hanno costanza, sono mediocri spiritualmente. E mi dice, beh, Martin, se tu continui con questi messaggi un po' radicali, rimarranno pochi. Beh, carissimo, io non sono chiamato per i mediocri. Scusami, no, non voglio offenderti. Se tu sei una persona mediocre che non piace consacrare, no, non lasciare la pagina, ci mancherebbe. Mi auguro che tu diventa una persona che veramente prende sul serio le cose di Dio, cambia la priorità e comincia a avere il timore di Dio. Ma dall'altro lato, ecco, e già se ne sono andati due. Ma dall'altro lato, non puoi essere ipocrita e pretendere risultati di una vita di consacrazione quando non preghi neanche 5 minuti al giorno. E ora, ma io me ne andrò se Gesù torna? Beh, andiamo a vedere che cosa Gesù Cristo ha detto. Vegliate dunque, pregando in ogni momento. Ora, notate che per vegliare, che vuol dire guardare, vegliare vuol dire guardare, vegliate, devo pregare in ogni momento, non tutto il giorno, ma sì, sicuramente. Devi imparare a meditare. La preghiera la puoi fare come fece. Ci sono preghiere che tu puoi fare come Noesra, Neemia, che quando era il coppiere del re, a un certo punto lo vede triste e le dice: perché sei triste? E lui a un certo punto pregò a Dio e poi parlò. E ora, pregare tutto il tempo vuol dire: Signore, illuminami e guardo la risposta. Pregare tutto il tempo e devo fare una scelta, mi fermo un attimo, Signore, è la tua volontà, dammi la pace che è quella bussola del mio cuore.
e poter essere continuamente in comunione con Dio. Ora, non puoi essere continuamente in comunione con Dio se tu non consacri ogni giorno tempo della tua vita, sappi questo. Ma nota uno dei benefici del veliare pregando. Il pregare mi aiuta a veliare. Veliare vuol dire guardare il mondo intorno a me con lo sguardo di Dio. Affinché siate in grado di che cosa? Sottolineo, affinché, cioè con lo scopo di, affinché siate in grado di scampare tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al figlio dell'uomo. Ehi, qui stiamo parlando del rapimento. Ora, ci sono quelli che dicono, noi passeremo la grande tribolazione. No, ora, ci sono tanti passi della Bibbia che ti fanno capire, secondo il passo che leggi, che dice che alcuni, in base alla scrittura, non passeremo. Altri dicono che saremo a metà, altri dicono che la passeremo tutta. Ora, io personalmente, se mi devo schierare nel credere qualcosa, voglio credere che noi non la passeremo perché Dio sa liberare ai giusti, ai pii, dal giudizio, dagli iniqui. Per quello che sarà la grande tribolazione è un giudizio a motivo del peccato dei peccatori. Per quello Dio che è giusto non ci farà passare per quello che è la grande tribolazione. Il problema di quelli che credono e sono convinti radicalmente che passeranno la grande tribolazione, il problema è questo, che se il Signore viene prima, Dio ti dice sia fatto come hai creduto. E allora, quando tu rimarrai, di che cosa ti lamenti? Perché tu hai detto che passerà la tribolazione. La tua vita e morte è nel potere della lingua. Ehi, Dio dice sia la luce fu, tu dici passeremo la tribolazione, anche se non è la volontà di Dio, e passati la tribolazione fu. E ora, per quello devi essere saggio, non essere religioso. Ci sono passi che sono chiari, sono inamovibili, inamovibili. Ci sono altri che sono messi sotto alcuna interpretazione e che non sono così chiari nel poter dire è così. Comunque, notate che se io prego, se io so veliare, prego ogni momento, io sono in grado di scampare queste cose. Vuol dire che Dio vuole che tu scampi alcune cose. Perché alcuni non scamperanno? Beh, domanda, sarà che non veliano pregando in ogni momento? È possibile? Beh, se Gesù dice veliate pregando in ogni momento affinché siate in grado di scampare tutte, non alcune, tutte queste cose, è importante veliare? Certo che è importante veliare. E ora, vuoi darti una mossa o vuoi rimanere mediocre nel mondo cristiano? Perché tu puoi essere molto efficace nel mondo fisico, un ottimo lavoro, avere una carriera, ma spiritualmente. E ora, che cosa vuole Dio dirti? Il 2021, figlio mio, sarà un anno benedetto dove Dio ti darà il lavoro che tu vuoi, la macchina che tu vuoi, la casa che tu vuoi, la moglie, il marito che tu vuoi. Sì, e diventerà ti chiameranno la famiglia del Mulino Bianco. No, Dio non funziona così. Allora, che Dio vuole darti tutte queste cose, sì, ma questa è la ciliegina della torta. Ci sono altre priorità. Ci sono le priorità, sentire il battito del cuore di Dio. Che cosa vuole Dio nella tua vita? Te lo vuoi domandarti? O vuoi continuare con questo Vangelo low cost dove gira tutto intorno ai benefici che tu puoi avere della parola di Dio? Perché i benefici sì, ci sono, te lo dico per esperienza, ma le priorità sono quelle che contano. E portare la croce non è un discorso che piace a tanti, è una cosa fondamentale del portare la croce è il veliare, ma per veliare devo pregare in ogni momento. Guarda questo. Matteo 24, 44, perciò anche voi siete pronti perché nella ora che non pensate, ok, aspetta, nella ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà. Ora, se c'è un'ora che io penso che lui verrà, è in mezzo alla tribolazione. Ma Gesù mi ha detto che è nell'ora che io non penso. Ora, qual è il momento dove io non penso? Quando tutto fila liscio. Allora? Pronto? Dimmi la verità. Non stiamo adesso pensando al ritorno di Gesù Cristo con il coronavirus e questi segni che sono i segni degli ultimi giorni? Sì, ma non è nell'ora che io penso, è quando io non penso. E quando non penso che il Signore torna? Quando è tutto rose e fiori. E quando si danno il matrimonio, quando si comprano le case, quando si fanno gli affari, ecco quando c'è la prosperità, ecco che è il momento che io non penso. Quale dunque quel servo fedele ha veduto che il suo padrone ha preposto ai suoi domestici per dar loro il cibo al suo tempo? Mi ami Pietro, paci le mie pecore. E ora,
Noi siamo i suoi domestici, siamo i figli di Dio, siamo amici di Dio, ma siamo anche servitori dell'Altissimo. E a che cosa mi ha lasciato? A che cosa mi ha lasciato qui sulla terra? A dar di pascere le pecore di Dio, numero uno, a portare le anime a Cristo, numero due, a formare discepoli per mezzo della conoscenza della Sacra Scrittura. Beato quel servo, il suo padrone, quando egli tornerà, troverà facendo così. In verità vi dico che gli affiderà l'amministrazione di tutti i suoi beni. E una nota che ci sono, cioè, mio Dio, ci sono tante cose che noi avremo per l'eternità, se soltanto ci rendiamo conto che se siamo qui, è impossibile, ascolta, è impossibile che tu non condivida la parola agli altri quando tu sai vegliare perché preghi spesso, perché passi tempo nella presenza di Dio. Per natura la tua Bibbia parla, la tua vita parla. Sei un'epistola aperta, sei una Bibbia aperta, quando tu sei pieno dello Spirito Santo, quando tu dedichi tempo alla parola di Dio. E ora, nota questo, quando lui verrà, che cosa aspetterà di te? Ora, se io veglio, certo che do da mangiare agli altri, perché il mio cuore batte al cuore di Dio. E il cibare agli altri non solo per i ministri. Cioè, in teoria i ministri devono formare il corpo di Cristo affinché tutti, per l'opera del ministero, qual è l'opera del ministero? Mi ami Pietro, passi le mie piccole. Ma io non ho la chiamata. Senti, tutti siamo dei re, dei sacerdoti, abbiamo la chiamata a essere qualcosa. Forse non sei chiamato a essere dietro un pulpito, che in più non, il pulpito non è biblico. Io non predico mai dietro il pulpito, ma comunque sei chiamato a fare qualcosa. Sei chiamato a fare qualcosa. E oggi stavo parlando con un fratello, il quale si sente insoddisfatto. Insoddisfatto. Io ho detto: sai qual è il problema perché ti senti insoddisfatto? Perché ancora non sei nella pienezza della chiamata di Dio. E per quello sei insoddisfatto. Sei insoddisfatto? Non sei ancora nella pienezza chiamata di Dio. Comunque, andiamo avanti. Luca 12,37 dice: beati quei servi che il padrone, arrivando, troverà veglianti. In verità io vi dico che guarda quello che farà il Signore. No, presta attenzione. Egli si rimboccherà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Guarda, io penso che la cosa più umiliante che vivrò, il momento più umiliante che vivrò nella mia vita, sarà vedere Gesù che viene a servirmi. Io credo che uno dei momenti più umilianti, nel senso positivo, attenzione, non umiliante come disprezzo, ma io credo che il momento più umiliante degli apostoli è stato quando Gesù gli ha lavato i piedi. Io ho lavato i piedi delle persone più di una volta e mi hanno lavato i piedi. Senti, lavare i piedi non è che mi facevo tanti problemi, ma come mi sono sentito umiliato nel senso positivo quando mi hanno lavato i piedi, è stato qualcosa che mi ha colpito interiormente, è qualcosa che è profondo, e sapere che se tu sai vegliare, Gesù stesso dice, si rimboccherà la veste e verrà a servirti. Mio Dio, mio Dio. Se giungerà alla seconda, alla terza vigilia e li troverà così, beati loro. Sì, ma che cosa vuol dire trovarli vegliando? Che ci troverà dando il cibo a suo tempo ai domestici, ai fratelli. Sì, ma per questo che cosa devo fare io? Io ho bisogno di pregare ogni momento per vegliare. E ora è importante vegliare? Certo, guarda quello che dice la Bibbia. Matteo 26,39. È andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passa oltre da me questo calice, ma pure non come io voglio, ma come tu vuoi. Momento di afflizione, che cosa fa Gesù Cristo? Gesù Cristo va a cercare il volto di Dio. Poi, tornando dai discepoli, li trovò addormentati e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E la nota come Gesù Cristo che pretende che tu impari a vegliare un'ora al giorno, e per poter vegliare parla di pregare. Cioè, io posso vedere le cose come sono dal punto di vista di Dio quando imparo a pregare. Per quello io devo dirti, Ti incoraggio. Guarda, noi abbiamo istituito queste riunioni di preghiera tutte le mattine, lunedì e venerdì, tutti i mezzogiorni, tutte le sere. Scriviti, chiedi a Pasquale, chiama Pasquale e digli: Pasc, mi puoi scrivere nella chat, mi dai l'informazione per poter pregare un'ora al giorno, imparare a pregare un'ora al giorno. Abbiamo dei fratelli strepitosi che hanno organizzato questi tempi di preghiera per aiutarti. Guarda, non solo è facile predicare di queste cose. È facile quando le vivi, quando non predichi, quando io tu pre,
guarda, generalmente predichiamo quello che viviamo, generalmente, non sempre, ma generalmente. Ma ha un altro sapore quando predichi quello che vivi, ma non puoi vivere tante cose se non impari a pregare. Impara a pregare, impara a disciplinarti. Sì, so che a volte è difficile, ma se piano piano trovati una squadra con la quale pregare, trova fratelli spirituali, lascia stare i fratelli carnali, lascia stare quei fratelli che sono polemici, amareggiati. Sì, preghiamo per loro anche affinché possano tornare in se stessi, ma cercati dei fratelli spirituali, o meglio ancora, divini tu il fratello spirituale che può essere di ispirazione a tanti fratelli intorno a te. E che bello poter dare parole di incoraggiamento, che bello essere il punto di riferimento intorno ai tre fratelli, perché veramente sai consacrare la tua vita a Dio. E sai chi non tiene i maggior benefici di tutto questo? Tu e la tua famiglia. Tu e la tua famiglia. Perché quando Cristo si vede in te, mio Dio, che bello, che bello. Bene, Francesca dice, sia fatta la sua volontà su di me, come tu mi vuoi. Amen, amen, amen. Ricordati che noi dobbiamo la responsabilità di conoscere qual è la volontà di Dio affinché Dio possa fare la sua volontà su di noi. Ragazzi, Dio vi strabenedica, vi devo lasciare un pochino prima oggi perché ho l'incontro con il gruppo per imparare a predicare, e poi state tranquilli che adesso da marzo in poi faremo dei corsi per quelli che hanno la chiamata di Dio. Se hai la chiamata di Dio, ci sarà tutto un corso riguardo a come predicare, come studiare la Bibbia, come cominciare una chiesa, e come scoprire la tua chiamata, tutta una serie di studi che ti aprirà la mente per poter adempiere il tuo destino. Questo sarà veramente un corso che abbiamo preparato e che è una specie di rodaggio. Poi al suo tempo vi spiegherò tutto. Comunque, noi ci vediamo domani, sia per la diretta su Facebook che sia su Zoom con la scuola biblica, dove vedremo digiuno e preghiera. Digiuno e preghiera. Bene ragazzi, Dio vi benedica, e momento un po' giù, ma grazie. Simone, prega caro, prega, sei giù? Prega, prega, mettiti della buona musica, vai a farti una passeggiata, prega in lingua un'ora e vedrai come ti passa il momento giù. Ti passa, perché quando tu preghi Dio ti dà la parola crea le immagini giuste, e le immagini giuste ti cambiano anche lo stato di animo e ti permettono di raggiungere il destino di Dio.